E buon salve ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo sesto episodio del World Crew dei Rinnegati. Nello scorso episodio abbiamo ucciso il barone Plagiamente e il cecchino, che non si chiama cecchino ma si chiama tiratore. E in questo dovremmo andare a uccidere innanzitutto la macchinista, che è il secondo del fanatico, e poi ovviamente il fanatico, per poi riuscire a stanare Uldred e ucciderlo. Ok, quindi iniziamo subito. Di valere. Adesso prendilo. La prima cosa che mi viene da dire è come ha fatto Petra a non prenderlo col benevolenza regale che stava fermo. La seconda cosa che mi viene da dire è che abbiamo appena sbloccato una cosa delle leggende che si chiama Nel Giardino e parla di Uldren. Sì, adesso un attimo che si ferma e vi spiego un po' di questo. Di un arsenale di tecnologia rubata. Tecnologia di umani, insomma, caduti, cava. Diciamo che non è schizzinosa. Ok, dicevo, una cosa che non abbiamo visto innanzitutto in questa cutscene, come Uldren sia chiaramente infettato da qualcosa di oscuro, da questa energia che gli sta anche prendendo tutta quanta la faccia. Una cosa che non sapete voi perché l'abbiamo fatto offline. È che nella missione per prendere le nuove super, il viaggiatore ci ha per la prima volta parlato sotto forma di visioni di luce. E praticamente ci è stato detto che esiste un equilibrio tra luce e oscurità e che questo non può essere, diciamo, disequilibrato, anche se non è proprio italiano. Che quindi avendo ucciso Oryx senza... Le parti più importanti, torretta e modulo di navigazione. Ci troviamo in una discarica. Forse ho individuato delle parti di ricambio. Dicevo, abbiamo ucciso Oryx ma senza, diciamo, lasciare qualcuno che avesse preso il suo posto, che quindi adesso l'equilibrio era un po' sfasato. Quindi probabilmente potrebbe essere addirittura Uldren che riprenderà questo ruolo. Quindi dobbiamo vedere cosa ci farà con sto frammento del viaggiatore, perché a parte il fatto che il viaggiatore regala frammenti a tutti, qui c'è un coso di lore. Comunque, un po' di storia di questa macchinista, che come ha detto lo spettro, è semplicemente uno sciacallo anche questo.
Perché prende tutte le tecnologie che riesce a trovare da caduti, Cabal, insomma, magari no, umani, insomma, comunque tutto quello che riesce a trovare lo mischia e fa nuove armi sempre diverse, sempre più pericolose. Quindi probabilmente sarà uno scontro molto vario questo. Sto accennando solo io col barracuda. Cosa? Ops. Mi si è ribaltato il carro armato. Aiuto. Mi vedo, sono dentro al carro armato. Che spiscio, guarda. Sì, ho capito. Come faccio? No, vabbè, niente. Ok, qua si affronta. Minchia, quanto è grossa. Aia. Basta, Cade. Oh, tutti che ci prendono per culo per Cade, ma che vuoi? Guarda, te c'è pure un occhio meccanico, tu, ma che vuoi? È lei che vola, non riesco a capire. Sì, è veramente piena di roba sta tizia, oh. Adesso gli tiro una smartellata. Vedete che gli manda l'onda d'urto e poi gli lascia questa specie di fuocherello sotto che gli fa male. Ovviamente. Oppure possiamo fare così e uccidere tutti. Sì. I baroni infami lottano sempre insieme eppure li abbiamo trovati tutti quanti separati. Più che altro, non è che i baroni possono tornare in vita. Non lo so, è questo il problema, perché io, cioè, nel senso, Fikrul teoricamente può riportare in vita la gente, quindi non è che siamo molto sicuri di aver sconfitto effettivamente i baroni. Ok. La macchinista è andata. Ah, ti baggano dentro il tuo zaino. Mi vorrei che adesso. Ancora uno, poi ultra. Sì. La facciamo troppo facile, secondo me. Siamo quasi. Guardiano, so dove hai retto ultra. È ora di scrivere la parola fine. Sì, vabbè, due volte. Ok, non è pietra miliare. Andiamo subito a vedere dove dobbiamo andare. Torno da Petra. Ok, andiamo a parlare con Petra. Però ragazzi, quello che mi fa un attimino preoccupare, oltre al fatto che sappiamo che Fikrul possa far ritornare in vita i morti, è il fatto che la tizia abbia detto: io ho fatto guadagnare tempo, e che i baroni lottano insieme per sempre. Quindi non è che adesso tipo andiamo da Uldren e facciamo ah muori, invece no, perché c'ha 8 baroni dietro. Ma io sto andando dal bagno col bagno con la storia. Sì, vabbè, dettagli. Di sentire la voce della regina nella sua testa. Capì che era cambiato. Avrei potuto evitare tutto questo. Invece l'ho nascosto nella prigione degli anziani. E adesso Cade è morto. L'atollo è in rovina. E ho scoperto che Uldren è diretto alla torre di guardia. Adesso o mai più. Ok, quindi penso che andremo per la prima volta nella città sognante. O perlomeno nella torre di guardia della città sognante. Torna alla tanda ragno, ci sono già. Parliamo con ragno. Parla con il ragno. E così quel sangue nero di Uldren brama la torre di guardia. Mi sono sempre chiesto quali segreti e tesori avessero gli insonni in quella torre. Ma l'amicizia con la regina Mara, quando era viva, ha frenato la mia curiosità. Quello è una porta chiusa. Dettagli. Perciò ho il dovere morale di offrirti una selezione dei miei elementi migliori per chiudere la questione. Lo ammetto, non vedo l'ora di scoprire come finirà. Dilla a noi. Ok. Che ci dà degli elementi... Oh, ma che il cani. Datemi che il cani. Vendica Cade 6. La vedo dura. Non vorrei che sia l'ultima veramente missione. Ok, eccoci. 8 baroni. Probabilmente. Perché è stata un po' molto facile. Quindi in realtà lo spero. Andiamo subito a vedere. Vendichiamo Cade 6. Siamo nella sua torre di guardia. Sconfiggendo Fikrul e Uldren.
Tu ti fermerai qui. Per favore, per voi vi offro volontario. Tutti sanno, oscurità vive qui. Voi non di etere. Non posso riportarvi. Non ha importanza. Sì, padre. Noi serviamo e aspettiamo ritorno. Vai, ispira e vendica i tuoi amici defunti. Non c'è più posto per la paura, caro fratello. Io non ho paura. Certo che no. Ti sei sacrificato come nessun altro. Hai guardato in un abisso. Ti sei inchinato a falsi re. Hai subito innumerevoli tradimenti. Sei stato umiliato, imprigionato, manipolato, corrotto. Eppure hai dato tutto. Perché sai amare. Ti prego, fratello, percorreresti le vie dell'inferno per me un'ultima volta? Sì. Bene. Completiamo l'opera. Anche il paradiso diventa una prigione, se non puoi andartene. Liberaci. Ok. Cacchio. Liberaci, è stato corrotto. Ma liberaci chi? Già. Quello Durale. È il problema. Il fatto che gli hai detto sei stato corrotto anche. Sai cosa c'è qui? La torre di guardia. Il fanatico. Oltre. La fine. Vai, Carl, respira meno. Giustizia o vendetta? Uldren si merita di tutto, ma il perché di quello che stiamo facendo è tanto importante quanto il cosa. Già. Pensala pure come vuoi, ma ricordatelo. Siamo sotto la torre di guardia, andiamo un po' a vedere cosa ci riserverà questa missione, che veramente si rivela essere veramente interessante. Ovviamente gli infami proteggono la città. Comunque abbiamo visto che Fikrul non... non può riportare in vita chi non è fatto di etere, quindi solamente i caduti può riportare in vita. A quanto pare questo potere è comunque limitato. E non so per quale motivo però non abbia riportato in vita i baroni. Sinceramente, se non ci danno una spiegazione, questo potrebbe essere un punto decisamente a sfavore per la narrazione di questa storia. Alla fine ci ha detto: ah, gli infami sono tantissimi, gli infami non muoiono. E poi invece male, ci vuole tempo per il rituale, no? Senta. Diccelo. Esatto, cioè una motivazione basta, semplicemente. Non è che non possono non tornare in vita. Bella. Ti è piaciuto ucciderli? Sì, due volte. Devo la definire la vita? Molto. Capito, all'inizio loro ci prendevano per culo, poi quando muoiono se la presa. Cane
Vediamo comunque anche un legame tra i baroni. E bisognerà anche scoprire poi, non si sa per quale motivo, cioè, se ce lo diranno, se anche magari sarà una cosa nascosta nella lore, per quale motivo questo legame è così forte. Oh, a strunz. Quindi non hai intenzione di ucciderti tu? A quanto pare no, forse vuole semplicemente aspettare che Uldren liberi Mara o chi per lei. Mara. È giù. Sì, Mara. Sì, sì, proprio lei. E niente. Sicuro. Ce l'abbiamo fatta. Ah già. Sì, dopo c'è la parola. Scriviamo la parola fine. La parola. Fine. Nessuno ha messo piede quando la regina chiuse le porte. Panchina degli insonni. Gli stranieri sono i primi a vedere questa. Che è sta roba? Cioè, stiamo vedendo per la prima volta la città sognante, ragazzi, che non è poco, eh. Sappiamo essere. Intanto ispezioniamo sta palla. Una chiesa. Le coordinate a cui trasmette non dovrebbero esistere. Ottimo. Fantastico. Corrotti. Pronto? 3. Sono già entrato. Triste, vabbè, piano, però. Piano ascendente. Aia. Puzza di. Apri questa porta. Sì, ma stai calma. Non posso. Puzza di sabato, no? Si sta rinsavendo un minimo. No, raga, è bellissimo sto posto. Un'altra madonnina. Queste sono tipo quelle, quei sassi che spaccati bellissimi. Trovo corrispondenze del database geologico della città. Fico. È giusto così. Petra che ovviamente sa tutto, o perlomeno molto più di noi, perché come sappiamo la città sognante è il luogo sacro degli insonni, il luogo di origine anche degli insonni, che è vietato agli estranei. Quindi probabilmente gli insonni nascondono un segreto che potrebbe essere anche il segreto della loro stessa creazione, che non si sa per quale motivo vogliono mantenere tale. Antecedente al troppo. Successivo, piantato subito dopo per commemorare l'arrivo degli insonni. Gli insonni sono arrivati. Vai. Piano ascendente. 3, 2. Di nuovo non mi faccio fregare. Tanto qui si sente l'ipotetica Mara che Uldren non le dà ascolto. Beh, vediamo che comunque c'è un discernimento di questo controllo e della coscienza di Uldren, che alla fine è stronzo ma non penso sia così cattivo. Ah. Forse ha capito che quando ha detto liberaci, secondo me ha capito qualcosa. Tommy, restami. Guardiano a terra. Qualcosa non va, vedete, inizia comunque a capire che c'è. Che non è Mara che la sta guidando, che lo sta aiutando. Piaghe ovunque, corruzione che va e viene. A questo punto sabato mi sembra quasi ovvia. Animazione! Salvezza. Solo luce e oscurità insieme aprono la mia strada per tornare nel tuo mondo. Così, continua. Liberami. Mara. Uldren.
coraggioso, devoto, patetico, sciocco. Grazie. Ma che schifo è? È Alveare, schifosi luridi. Un po' di insetticida ce vuole. Tanto ho visto che la sua di picca è per terra, quindi penso che a breve lo prenderemo. Chi è quel coso? Cioè, non penso sia Savathun. Io l'ho vista come uno scambio, capito? Cioè, luce e oscurità, una persona torna in vita, però un'altra deve essere presa. Ah, dici? Come si chiama sta affare? Ha un nome? Voce di Riven. E che cavolo è la voce di Riven? È un servitore tipo strano. Ma l'asso di picche non c'è qua per terra? No, guarda, da dietro è un servitore. Guarda, cantami da poco. Un servitore tipo quelli del ragno. Sì, ma è tutto brutto con i denti. Già, raga, non stiamo capendo niente, cioè. Chi è sto Riven, mo? Siamo veramente senza parole, cioè, chi è sto Riven? Non si era mai sentito prima. Tutti che dicono, Savathun, l'Ankara, Mara, Riven. Chi è Riven? Bello sta Ankara. Vuoi un incentivo a ucciderla? Tutto quello che gli butti dentro arriva a Uldren. Vabbè, dai, non sappiamo che non è colpa sua. No, è Uldren, infatti, poverino. Poverino, è un po' scemo, cioè, non l'avevamo intuito, eh. Certo, era quasi ovvia la presenza di qualcosa che lo manipolasse. Perché alla fine non avrebbe avuto una motivazione per fare quello che ha fatto. No, voleva vedere la sorella, era un po' drogato, cioè. Un po' tanto. Aiaiaiaia. Non è facile sta boss fight, eh? Ma è vero che va giù veloce il tizio, però. Buon appetito. Dai che è giù. Ok, è morta la voce di Riven. E Riven invece? Io ora vomita Cade. Quell'altro. Boh, non lo vedo io. Dov'è? Aia. Riportiamo in vita. C'è un tizio blu. Chi è il tizio blu? Dov'è? È per terra? Ok, non l'ho visto. Zitto. Animazione, ma è Uldren. Congratulazioni. Ora hai la mia totale attenzione. Dov'è mia sorella? Non è qui, Uldren. E anche se fosse, sarebbe stato molto più semplice. Dunque, siamo alla resa dei conti. Aspetta, non così. Guardalo, è finito. Anche dopo tutto ciò che ha fatto. Non hai idea di cosa ha fatto! Se Cade fosse qui, so cosa farebbe, guardiano. E tu? Sì. Cosa farebbe il famoso Cade 6? Hai la sua pistola. Sembra che l'ultima parola spetti a te. Tutto ciò che ho fatto, l'ho fatto per lei! Strano, eh? La linea tra luce e oscurità è così sottile. Tu sai da che parte stai.
Io non gli avrei sparato. Eh già, ma questo potrebbe voler dire che c'è comunque una piccola parte di oscurità in noi. Allora, Passo di picche. il fatto che sia finita già la campagna, sinceramente mi fa un po' schifo. Non lo so se è finita. Penso di sì, perché Uldren è morto. Chi altro dobbiamo ammazzare? Tocca vedere chi è scappato da quella. Mara. Era Mara? Chi era? Non era Mara. Cioè, che c'entra Mara, dai. Secondo me non può Appunto, essere tocca Mara. vedere chi è Vabbè, scappato. quello lo vedremo Quindi nel raid. dell'asso di picche. Torna da Banshee. Ok. Petra era molto molto arrabbiata. Cioè, avrà fatto qualcosa che c'entra, diciamo, interno al popolo degli insonni. Perché abbiamo visto che Siamo Petra. spawnati da qualche Sì, in parte. torre. Che per Petra era quasi una vendetta personale. Esatto, ha detto tu non hai idea di cosa ha fatto, vuol dire che ha fatto altro, Già. oltre. Dato schermo nero io. Sì, la torre, come al solito. Non pensare che abbia versato lacrime Ci mancherebbe. sulla morte di Uldren. Guarda lì. In un'altra vita l'avrei ucciso io stesso. Ma siamo guardiani. Una vita è niente in confronto alle vite di un intero popolo in bilico sul baratro dell'estinzione. Quando brami vendetta in un mondo straniero, metti a rischio tutte quelle vite. La morte di Uldren Sov avrà delle conseguenze. Forse non oggi e neppure domani, ma quel giorno verrà. Speriamo di sopravvivere. Chissà quali saranno queste conseguenze. Un'ipotetica guerra contro l'atollo, sono caduto lì Chi lo sotto. sa? Beh, no, perché comunque Uldren aveva rinnegato il suo popolo, gli insonni. Quindi Ma gli non insonni penso. no. Anche Mara diceva che gli insonni erano ancora fedeli a lei. Appunto. Appunto. Quindi boh. Forse parla del raid semplicemente. Sarà probabilmente questo Riven, il boss del raid, forse, sotto forma di Mara stessa addirittura. Intanto vediamo cosa vuole Cora. Forse. L'altro giorno ho capito che il mio legame con Cade era il più saldo. Devo tenere a distanza i miei agenti occulti. Zavala e io ci Devo incontriamo andare. raramente. Aspetta, E il mio finito. spettro e io. È complicato. E Osiride? Conosci la storia. In quanto a te, sono sempre stata un personaggio di supporto alla tua storia. Ma Cade era mio amico e mio gioviale, divertente e solido amico. Se non lottiamo per gli amici, allora per cosa dovremmo farlo? Ciò che intendo dire è che sono fiera di te. E ci prendiamo il marchio del ricordo di Cade. Nuova pietra miliare, torna da Petra sulla riva contorta. Direi ci possiamo anche andare. Ok, andiamo subito a parlare con Petra per concludere finalmente questa campagna. Il dado è tratto, ma non trovo pace. Voglio risposte. Voglio sapere come proteggere la mia gente dagli orrori che ammorbano ciò che si trova dall'altra parte. E il principe deve essere annientato. Andrò alla torre di guardia, alla città sognante. Prendi questo talismano, ti fornirà un passaggio sicuro. Seguimi appena puoi. Voglio che sia tu a coprirmi le spalle. E voglio anche che tu ottenga delle risposte. Te le meriti. Ok, ci dà il talismano degli insonni e anche la dinastia bestiana. E Guarda abbiamo che finito, figo ragazzi. La d'arma. campagna è finita. No, dobbiamo tornare al ragno. Scherzavo. No, più che altro facciamo anche Aspetta, questa aspetta, missione che in chiacchiera. fondo fa. Shh. La tua missione di vendetta ha beneficiato entrambi. Addio, baroni. Addio, insonni. Resta solo il ragno. Vedo che l'ira della regina senza una regina ti ha lasciato un gigillo rotto. Tipico. Ti offre i tesori degli insonni senza fornirti i mezzi per reclamarli. Per tua fortuna, il ragno è un tuo caro e prezioso amico. Ok, grazie. Cosa ci dai?
Talismano degli insoni rotto uguale. Non ha cambiato niente, penso. No, sì, ci stanno le fasi dell'impresa. Va bene, la campagna, ragazzi, è finita, quindi andiamo giusto a vedere cos'è sto talismano degli insonni, dove ce l'ha infilato. Questo. Raccogli i restanti frammenti del talismano trovati nei settori perduti. Comunque penso sia la quest per l'arco esotico, quello della città sognante. Quindi ragazzi, io direi che con questo possiamo concludere la campagna dei rinnegati, il Wolcrout, la serie, come la volete chiamare. Io direi che se l'episodio, come ovviamente la serie, vi sono piaciuti, lasciate like, commentate, condividete, risultati tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come io, vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, bellissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! E io sono Gao.